Eccoci ritrovati a Voglia di Festa. Siamo qui in compagnia del comune di Bovolone oggi e abbiamo un super ospite, il presidente della Proloco, Vladimiro Taietta. Ecco con noi Vladimiro. Ciao Vladimiro, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Come stai Vladimiro, tutto bene? Sì dai, tutto bene. In quel di Bovolone? C'è caldo. C'è caldo, hai ragione. C'è caldo. Hai ragione, c'è proprio caldo. Sì, dai. A proposito di caldo, com'è organizzata la vostra estate a Bovolone? Quali sono gli eventi che avete in programma in quest'anno? Che programmi avete per quest'estate così calda? Ma diciamo che la voglia di uscire di casa è tanta, non solo per il caldo, ma anche per quello che sono stato... per quello che è stato, diciamo, il periodo che abbiamo attraversato, che ancora non è finito. E diciamo che abbiamo cominciato a pensare a delle serate di cultura per il momento, che sono le più facili da contenere per quanto riguarda la presenza del pubblico. Questa manifestazione è una manifestazione che si svolgerà all'interno del parco vescovile e il palazzo del nostro comune. È bellissimo. Vai, raccontaci. Sì. Diciamo che abbiamo degli eventi all'aperto. Ci saranno due o tre sere alla settimana occupate con cinema all'aperto e teatro. Tutto questo, che come dicevo prima, inizia già da questa settimana e si va avanti fino alla fine del mese di luglio. Ho capito. E poi alla fine di luglio avete programma qualcos'altro verso la fine dell'estate? Esattamente. Ci prendiamo una pausa nel mese di agosto e poi cominciamo con degli altri eventi sempre di carattere culturale, e questi saranno nei primi giorni del mese di settembre. Diciamo che il completamento del programma va sì, prosegui, ti sentiamo. Ah, ok. Ti sentiamo. No, ti va sentiamo. Fino a metà settembre. Ok. va fino a metà settembre e appunto come il completamento del programma. E ci sarà un altro affiancato a questo programma di cultura, come dicevo prima, stiamo programmando la chiusura del CIE, ormai è 10 anni che lo facciamo, a parte l'anno scorso che con l'emergenza Covid non l'abbiamo potuto fare. È 10 anni che chiudiamo a giovedì sera il centro del nostro paese, dove ci sono i negozi aperti, c'è un minimo di mercato, diciamo così, alcuni spettacoli che i nostri commercianti fanno davanti al loro punto vendita. Bello, bellissimo. Questo è quello che sta venendo fuori. Proprio questa sera ci vado a discutere con il direttivo Proloco per fare il completamento del programma. Bellissimo, ecco. Beh, avete un'estate piena di programmi, insomma. Insomma, ben organizzati per un comune come il vostro. A parte che sappiamo tutti che Bovolone è un comune molto grande, quindi ha in serbo un sacco di eventi molto belli. Diciamo che nel comune di Bovolone è sempre stato un comune che, per quanto riguarda le feste, per quanto riguarda gli eventi, non si è mai fatto mancare niente, anche perché all'interno del nostro comune ci sono 5 contrade che anche loro hanno le loro iniziative. Dunque, voglio dire, non è un paese morto sicuramente, no. Che non si fa mancare. Basta pensare che abbiamo 7 compagnie teatrali qua nel nostro paese, per dire. Wow. Tutte compagnie amatoriali, però comunque hanno ormai qualche decennio di esperienza, cioè non è poca cosa.
No, assolutamente direi di no. E quindi sono tutti volontari anche alla fine, quelli che collaborano per riuscire, per la buona riuscita di questi programmi, di questi eventi teatrali e tutto quello che organizzate, sono tutti volontari, immagino, giusto? Tutti volontari, tutti volontari. Allora, se vuoi ti do un dato, fai il Sì. conto che a Bovolone abbiamo circa 90-100 associazioni di volontariato. Questo fa parte di tutto il comprensorio, cioè dalle associazioni sportive, culturali, tutto quello che ci sono, ripeto, le contrade che ti ho detto prima. Ci sono circa 100, no, sulle 90 mi sembra che sia più che 100, Mamma ecco. mia, mamma, sono Sì. tantissime, sono veramente tante. 16.000 abitanti. 16.000 abitanti e non è poca cosa. Non è No, poca cosa. direi Io, no. scusami, io quando Dici, faccio dici. le riunioni con le varie realtà del paese, con i commercianti piuttosto con le altre associazioni, dico sempre che a Bovolone non manca niente. Non manca niente, è un po' una battuta forte, però diciamo che è proprio così, cioè se tu vai in cerca, se guardi, trovi sicuramente qualcuno che si interessa al caso. Benissimo, direi che è bellissimo perché non in tutti i comuni abbiamo questa grande voglia di fare, invece a Bovolone evidentemente c'è questo sentimento così grande di voler portare avanti tutti gli eventi ed è ammirevole, decisamente ammirevole. Sì, diciamo. Dimmi, dimmi, Direi scusa. che ti ringrazio di essere stato con noi, hai qualcos'altro da dirci? Hai qualcos'altro da raccontarci? Se Ma no... io voglio dire solo una cosa, vi Sì, aspetto. beh, Vi direi aspetto. che è l'invito più bello che potessi fare. Ecco, insomma, allora grazie mille Vladimiro di essere stato con noi. Ripetiamo, il presidente della Proloco di Bovolone. Grazie Vladimiro, grazie, ci vediamo alla prossima puntata di Voglia di Festa e vi invitiamo tutti a Bovolone, giusto? Certo, grazie a voi invece della vostra disponibilità, grazie mille, grazie. Grazie a te, ciao Vladimiro. Ciao, ciao. Eccoci allora agli ultimi saluti finali di Voglia di Festa. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, sempre qui, sempre a questo orario, sempre alla sera. E niente, ciao a tutti e buona serata. Grazie di essere stati con noi. Ciao!